Ok, ciao a tutti. Vi giuro, sono quasi emozionata. Ovviamente, come sempre, una tacca. Cioè, non faccio mai video. Una volta che ne faccio, c'ho la macchinetta scarica. Vabbè, quindi mi sbrigherò. Ciao a tutti, sono Lucrezia. Non so se vi ricordate di me, non so se non mi conoscete, magari è la prima volta che vedete un mio video da quando mi seguite. Perdonatemi per l'assenza, lo so, per chi mi segue su Instagram comunque ci sto sempre. Eccoci, oggi vi giuro, ho l'ansietta da primo video, non so per quale motivo. Vorrei raccontarvi dell'università. Oddio che palle, però non dell'università in generale, perché quello penso al momento non mi interessa, se vi interessa scrivetelo nei commenti, ma della mia vita all'università con solo dei ragazzi, perché dovete sapere che faccio una facoltà dove la maggior parte delle persone sono dei ragazzi, appunto. E ragazzi, in base siamo tipo in due canali, saremo tipo 10, 20, proprio perché devo esagerare. Però io vi giuro, cioè, si conta con le dita di una mano quando vado all'università e vedo le ragazze che ci sono. Potete immaginare. Voi immaginate il fatto che io andavo al liceo dove in un posto dove c'erano solo ragazze, mi sono catapultata in un'università dove ci sono solo ragazze. E diciamo che io mi trovo abbastanza bene, anche se... Io mi trovo abbastanza bene, però devo dire che ci sono molte cose, capisci, stando all'università con solo i ragazzi. Prima di tutto è veramente strano, cioè tu arrivi là e voi direte: ma potevi fare amicizia con quelle ragazze? Non lo so, non ve so spiegare, perché secondo me tra ragazze, o almeno io la vedo così, però magari sono solo io il problema, tra ragazze ci sta, in queste situazioni in cui sono tutti maschi, si crea una specie di competizione virtuale, cioè una competizione mentale, dove tu devi essere superiore, devi essere più bella, devi essere più particolare, più questo e più quell'altro. Alla fine succede che fai amicizia con i ragazzi e non con le ragazze, però ho diversi amici maschi, quindi diciamo che negli ultimi anni non ho mai avuto problemi di amicizia con ragazzo, mi sono sempre sentita a mio agio e tutto il resto. Solo che devo dire che iniziare l'università, cioè 2 anni fa, in un posto totalmente sconosciuto è stato veramente particolare. Poi forse sarà la mia facoltà, perché magari in altri posti è diverso, però ora vi spiego un po' in generale. Essere una ragazza in un posto dove sono solo maschi è molto probabile che quando tu provi ad approcciarli, perché spesso loro non te se filano, perché comunque voi dovete anche immaginare, dovete anche pensare il fatto che tra di loro fanno amicizia subito. Si guardano e fanno amicizia. Dicono: oh, fra, senti, ma dov'è il bagno? Quello glielo dice e sono amici. Se iniziano a salutare, sempre. Se danno una penna durante l'esame, sono amici. Cioè, vi giuro, tra di loro c'è una complicità che tra ragazze non c'è, nel senso, anche a me capita, magari, che ne so, vado a fare l'esame dove c'è sta una, ci parlo, tipo mi è successo 2 settimane fa. Ho fatto questo esame, una dietro mi parla per chiedermi delle cose, cioè carina, tipo io ho detto dai, magari può essere che ci farò amicizia, zero, ve lo giuro, l'ho rivista il giorno dopo, niente, manco se siamo salutate per dire. E invece tra ragazzi tutti: oh, ciao, ciao, ciao. Però non è la stessa cosa nei nostri confronti, cioè almeno nei miei confronti. Il primo anno, come dicevo, succede spesso che magari li approcci e loro pensano subito che tu ci stai provando. Ve lo giuro, io non lo so perché. Però vi dico solo che una volta siamo andati in un laboratorio, prima lezione di laboratorio, faccio amicizia con tipo dei tipi. Uno si chiama Paolo, me lo ricordo perfettamente. Ci parlo per, cioè, siamo stati tipo 5 ore in questo laboratorio. Oh no, ciao, se vediamo a lezione, oh, ci vediamo la prossima volta, sì, anzi, cioè, patato proprio. Io ero troppo felice perché avevo già fatto amicizia con 2 ragazzi. Dai, altri 3, stiamo un po' al gruppone, che bello, non sto da sola, bla bla bla. Vi dico solo che il giorno dopo, quindi 24 ore dopo, ma pure di meno, vado a lezione, c'è la pausa, io passo davanti a questo tipo che mi ha detto: oh, ci vediamo, gli passo davanti e faccio ciao, lui, ve lo giuro, mi guarda e poi guarda verso il suo amico, con cui era stato quello il giorno prima, e va a parlare con lui, e io tipo... E vi giuro, non mi ha mai salutato questo tipo. Poi non lo vedo da un po' in realtà. Io capisco che sei timido, però, cioè, ti sto salutando io. Cioè, nel senso, neanche dimmi, devi salutare tu per primo. Però vabbè. Quindi molto spesso pensano che ci stai provando. Oppure, se stai magari molto con uno di questi ragazzi, fai perché fai amicizia con una persona, è quotato che gli altri pensino che tu sei insieme a quella persona, a quel ragazzo, perché a quanto pare l'amicizia tra maschio e femmina per loro non esiste. Poi, un'altra cosa molto difficile, facendo loro molto squadra, voi immaginate tutti i ragazzi che
che fanno amicizia sempre di più, gruppi che veramente nascono a caso, arrivi tu e sono tutti un po', quindi tra di loro parlano, si divertono, tutti sono stati a casa degli altri la prima settimana di università, cioè cose che io neanche se avessi conosciuto una ragazza avrei detto oh vieni da me, così, cioè ci metti sempre un po', no? Poi stanno con te e tu stai lì e loro parlano tra di loro e tu sei tipo cioè magari parlano, che ne so, di videogiochi, tu che comunque non ci giochi ai videogiochi e sei tipo là, ok, Poi ci sono quelli che sono molto più propensi a fare amicizia, quindi in qualche modo si aprono un po' più con te, anzi cercano di farti sentire comunque a tuo agio. E poi succede magari anche con gli altri del gruppo, cioè tipo nel mio caso è successo che per molto tempo mi sono sentita, non dico esclusa, perché cioè nessuno mi ha mai escluso, però mi sono sentita sempre molto, cioè io poi sono timida di base, molto chiusa, e adesso comunque ho iniziato ad aprirmi e loro sono pure molto carini, cioè quando ti apri poi sono tutti sei diventato tipo parte di loro, però ci ho messo davvero tanto tempo e non so neanche come sia successa, come sia mutata la situazione, però vabbè. Passiamo ai lati positivi, soprattutto dell'avere un amico maschio, di avere amici maschi all'università, è che comunque sei sempre vista come una ragazza, cioè se sei l'unica ragazza del gruppo, come nel mio caso, sei sempre vista come la ragazza del gruppo. Vedete loro che commentano, le ragazze. È una situazione totalmente di contestualità, cioè in un gruppo anche noi ragazze stiamo sempre a commentare, a guardare tutti. Però vedi un po' come lo fanno anche loro, no? Che i ragazzi proprio non se li filano, cioè non è che dicono oh, bella camicia, bello quello, ammazza che figo, cose che facciamo noi, ammazza come è vestito male, cose che facciamo le ragazze, verso tutte le ragazze. Guardano le ragazze proprio cioè vedono cose che magari io proprio non guardo. E questa cosa è quasi inquietante, perché dici oddio, allora quello che io penso loro nessuno mi si sta a filare, invece in realtà mi stanno a guardare, stanno a fare lo scanner. Poi un'altra cosa super figa è che quando magari, che ne so, se lasciano o succede qualcosa con una ragazza, loro ovviamente vengono a chiedere a te consigli, giustamente, anche perché sai il cervello delle donne come funziona, capisci anche i loro ragionamenti, i loro complessi, le loro cose mentali, cioè che tu dici oddio, ma allora anche loro pensano come noi, hanno questi momenti di panico dove si fanno i filmini mentali per cose che magari dici ma perché? Ebbene sì ragazzi, anche loro si fanno i filmini mentali, poi ovviamente pensano tutti, però è anche vero che le cose gli scivolano molto più addosso che a noi ragazzi. Poi una cosa stupenda, la differenza col liceo, io al liceo avevo tutte ragazze in classe, erano tipo 8 maschi, 7 maschi, sempre di meno, tipo 5, non lo so, non mi ricordo più. Le ragazze, cioè comunque magari erano tutte amiche, però diciamo che tra ragazze si sente sempre almeno quel pizzico di falsità magari nei confronti di un'altra. Ci sta un po' di... le ragazze sono cattive rispetto ai ragazzi, cioè bisogna ammetterlo, dobbiamo ammettere che siamo cattive quando vogliamo, perché magari siamo le persone più dolci del mondo, però loro sono molto onesti tra di loro, invece noi proprio spietate contro le altre donne, tipo oh, guarda quella, E anche tra amiche magari le ragazze litigano spesso per cose veramente stupide, la minima cosa che succede panico e litigano e succede il casino, non si parlano più, all'aria quella che ti aiuta, ti arriva quell'altra. E invece tra i ragazzi, se uno dà fastidio l'atteggiamento di un altro, o glielo va a dire o glielo dice, ma proprio in estrema tipo fratellanza. Ma se si conoscono da un mese, se si conoscono da 3 anni, proprio amici, cioè proprio patati. L'altro ascolta, guarda fra, io la vedo così, fra, perché si chiamano tutti fra, stretta di mano. E poi succedono due cose: o non si parlano, cioè non, cioè si salutano, però finita così, nel senso io non ti dico più le cose mie, tu mi dici più le cose tue, oppure è tutto a posto. Mi giuro che sono amici come sempre, nel senso non è che poi quello va a parlare male all'altro, cioè proprio amori, sono proprio dei patati. Nell'amicizia sono proprio dei cuccioli. Il problema poi sono con noi, cioè un altro, in una maniera che vabbè, però ovviamente io sto generalizzando, non parlo di nessuno in particolare. Siamo tipo strane, anche noi ragioniamo in maniera strana, anche se voi siete proprio difficili da capire, fatevo dire. Un'altra cosa molto bella è che spesso, non mi succede spesso perché in realtà io non lo bevo quasi mai, però ti offrono il caffè. E comunque quando parli vieni proprio ascoltata, ti si filano, cioè quando acquisiscono quella fratellanza anche con te, che ripeto ci vuole, cioè ci vuole pure per la confidenza, cioè io non è che non ho mai abbracciato nessuno di loro, però quando acquisiscono quella certa confidenza sei proprio, cioè tu parli di qualsiasi cosa, di una cosa triste, di una cosa bella, qualunque cosa,
e sono pure dei patatini. E tu sei tipo ah. Fanno anche spesso i complimenti e molto spesso guardano proprio, si ricordano come ti sei vestita e dici tipo wow, non avrei mai detto. Però ecco, il compleanno non se lo ricorda mai nessuno. Però tralasciamo questa cosa. Una cosa strana che ho notato, che mi è successa spesso, è che sembrava quasi che io magari parlava a uno, appunto, sessione di esame, c'era una situazione in cui dovevo parlare a una persona che non conoscevo. Non so perché. E ti sempre vista come se stessi per, non lo so, fare chissà che cosa. In realtà ti sto solo chiedendo, tipo, che ne so, questa è l'aula. Ti guardo tipo, sì, ok, che magari sei più spaventata di loro. Regà, noi siamo più spaventati di voi quando vi parliamo. Quindi, tranquilli, non createvi drammi, problemi, cose. E poi niente. È bello iniziare magari l'università con persone che già conosci. A me è andata bene, cioè è andata veramente di lusso il fatto che il primo giorno di università sono andata senza conoscere nessuno. Ho incontrato un mio amico, uno di classe mia, che poi vabbè è sparito, però per un periodo siamo stati abbastanza, cioè quando andavamo a lezione magari ci beccavamo perché era dell'altro canale, e mi ha fatto conoscere due suoi amici, cui uno mi si è conosciuto lì per lì, però l'altro era suo amico che stava oltretutto a scuola mia. E quindi niente, è stato bello il fatto che ho iniziato già con due persone che comunque pure con loro ci ho messo il mio tempo per diventarci amica. Ma ripeto, ho visto loro subito amici degli altri, io ci ho messo molto più tempo, però magari senza di loro non avrei mai parlato con queste altre persone, adesso starei ancora da sola. Dopo un'ora che sto parlando con la batteria che si sta scaricando, penso di aver detto tutto. Tutto, ma tanto sono sicura che appena chiuderò avrò dimenticato tutto. Guardate le mie dita con e senza smalto, adesso lo levo, perdonate la mia indecenza. Voglio bene, pubblicherò più video, promesso, vi giuro, non mi odiate. Lasciate un like, condividete, iscrivetevi e scriveteli nei commenti se siete d'accordo con qualcosa che ho detto o in disaccordo, e se volete un altro video del genere, altre cose del genere, e se volete un video particolare e scrivete qua sotto. Vi voglio bene. Iscrivetevi, l'ho già detto, ciao! Seguitemi su Instagram e TikTok, dove abbiamo raggiunto i 60.000 followers, ciao, voglio bene!